Allora, nella mia relazione, parlo piano perché se no... Allora, ricomincio. Allora, nella mia relazione tratterò degli aspetti relativi alla immunoterapia specifica per le malattie allergiche. Questo naturalmente è un argomento di grande interesse, di grande attualità, vista la prevalenza, vista la morbidità che hanno le malattie allergiche in tutto il mondo e anche in Italia. Sicuramente oggi abbiamo a disposizione delle linee guida importanti dove vengono, diciamo, delineate gli approcci sia da un punto di vista diagnostico sia da un punto di vista clinico delle principali malattie allergiche. In questi approcci di tipo terapeutico, sia in termini di prevenzione ma anche di trattamento, sicuramente l'immunoterapia ha un posto di primo piano. In questa presentazione che viene fatta oggi qui a Genova, viene preso però in esame un aspetto particolare che non è mai stato considerato in passato da tutti gli studi che hanno riguardato l'immunoterapia specifica, cioè viene presentato i dati di un sondaggio, di una survey fatta su un gran numero di allergologi, di specialisti prescrittori di immunoterapia in Italia, per capire quali fossero le loro desiderata in termini di caratteristiche del prodotto che loro vanno a scegliere. E sarà appunto presentato il risultato, dal quale emerge che l'allergologo italiano, il prescrittore italiano, quello che si aspetta, quello che vuole dal prodotto, vuole essenzialmente un prodotto di qualità. Prodotto di qualità che ha ovvie ricadute su quello che è poi l'efficacia della terapia e la sicurezza della terapia stessa.